me di consigliere Paolo Esposito, che rassegna il consiglio precedente. Passo a leggere le due interrogazioni. Senti un attimo solo, prima di leggere le due. Poi l'interrogazione è la risposta. Il 21-2011. Il sottoscritto Casagrande Davide, la mandata di consigliere comunale, risponde in termini del Consiglio Comunale del 69-2011 in merito a 11. In particolare si chiede che venga chiarita la posizione del signore l'assessore Vito Pacino. Buonasera. Riguardo alla posizione del signor Pacino, non è secondo posto che si può aiutare no, non è così. Cioè, la violenza non è così. È vero che la legge non conoscendo la legge, il problema è tuo. Tu purtroppo la devi conoscere la legge. Non è che ti dice uno comunque ti dice la legge è questa, ma in casa il punteggio no, ma i presi ci stanno metti in banale. Grazie Presidente. Grazie al consigliere Casagrande che mi dà l'opportunità di parlare. Avrei voluto rispondere attraverso i giornali. Sito, sono un'età non inferiore agli anni 18 del Consiglio Comunale dell'8 marzo 2005, che erano delle proposte, era una proposta operativa, non so. Un poco come il calcio, che produce alcuni milioni di commissari tecnici. Ci possono stare queste convenzioni. E sicuramente il deficit di comunicazione molto spesso è un problema anche più grande di noi. Detto ciò, presso la sede del nostro partito provinciale c'è stata quindi deficienza di che effettivamente tende poi alla completa eliminazione delle discariche. Sono sventrati, sono stati violentati, tutti i territori sono stati violentati dalle ecomafie negli anni scorsi. E non dire che per quanto riguarda la questione inceneritore un passo già. In particolare in via Romani e via Cosciolano, dove insegnate che il futuro, se si vuole guardarlo con speranza e fiducia, lo si costruisce oggi e non domani. Sembra che nessuno da questa parte ha sollevato una polemica seria. Delle cose positive. E certo, a nessuno interessa far partecipare il Consiglio Comunale a questo centro. Ma questo è quale? No, il Consiglio non ha detto, non si fa più credere. Via obbligato non esiste. Noi l'abbiamo continuato. Bravo. Oltre perché c'è bisogno che confronti il sindaco affinché le minoranze esprimano il loro concetto per avere una ragione. Mi sembra assurdo che arriviamo a questo. Passiamo alla dichiarazione di voto e dopodiché sciogliamo la seduta. Non può rispondere a niente, deve essere un'interrogazione. Allora, che se non mi risposto a me. Per l'emergenza istituzionale. Capisco la forma. Senti, contrari,